Duello televisivo Matteo Renzi Matteo Salvini e tutti si chiedono chi l'ha vinto e il quotidiano romano della Repubblica ha fatto un sondaggio per sapere dai lettori chi ha vinto perché non si sa chi sembra che non si sappia chi l'abbia vinto tale duello televisivo. Io nulla so di tale duello televisivo perché purtroppo io ho quasi 80 anni, presto faccio 80 anni. E quando arrivo alle 9, 9 e mezza, al massimo alle 22, vado a letto, non ce la faccio. So che questo duello televisivo si è tenuto alle 23, alle 24 di sera, ma non si tengono i duelli televisivi a quest'ora così tarda, se no si taglia fuori tutta una fascia di spettatori. Beh, io nulla so, però io posso dire, senza aver visto il duello televisivo, io Serafino Massoni, che sono questo qua. Posso dire che questo duello televisivo per me l'ha vinto senz'altro Matteo Renzi. E perché l'ha vinto Matteo Renzi? Perché l'ha vinto? Me lo dice Serafino Massoni perché l'ha vinto Matteo Renzi. Perché Matteo Renzi mi pare ha 40 anni, 40-45 anni, ma quando era ancora un giovanotto fu presidente della provincia di Fiorenza. Poi ancora giovanotto fu sindaco del comune di Fiorenza. Poi è stato per 2 volte segretario del PD, poi è stato per 1.000 giorni, cioè per circa 3 anni a Palazzo Chigi. Ora è senatore della Repubblica. Allora, uno che ha la sua. Ah, e tra l'altro adesso ha fondato il partito, un partito nuovo, Italia Viva, mi pare che si chiami Italia Viva. E non c'era mica Matteo Salvini, un curriculum vitae come quello di Matteo Renzi. Quando uno ha un curriculum vitae come quello di Matteo Renzi, i duelli è destinato a vincerli. Ora ditemi voi, cari amici, se io mi sbaglio. Guardate che Serafino Massoni difficilmente si sbaglia, perché Serafino Massoni è stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici. Poi Serafino Massoni è stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici. E poi Serafino Massoni ha scritto tutte queste cose, tra cui la stirpe del serpente, opera storico-mitologica ormai esaurita perché è stata pubblicata 15 anni fa, ma per fortuna, ora la stirpe del serpente torna in libreria con il nuovo titolo La caduta di Troia nel catalogo della casa editrice Eleonide Edizioni, capito? E il duello l'ha vinto Matteo Renzi, capito? Per i motivi che vi ho testé spiegato. Fatemi sapere qual è il vostro parere, capito, cari amici? Ci tengo tanto a conoscere il vostro parere. Ok, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ok.